lascerò fare questa sciocchezza. Quel simpatizzante. Ucciderlo non servirà a niente, Pressileo! Ma non possiamo stare a guardare mentre ci fa questo, Idia. Pensa ai bambini. Credi che io non abbia a cuore il loro benessere? Beh, da come ti comporti non sembra. Come osi? Basta voi due! Chi ti credi di essere? Il Mistios ha ragione, calmati. Non va bene per... Parla, straniero! Mi manda a Gapio. Vuole dimostrare l'innocenza di suo fratello e annientare la daga. Suo fratello? Nerito? Non era morto? Basta, Idia. Abbiamo già abbastanza guai. Che cosa sapete? Facciamo un patto. Uccidi un uomo per noi, Mistios. Aiutaci e ti parleremo della base operativa della daga. Ne abbiamo già parlato, niente vittime. Parla con l'uomo, invece. Fagli onorare la promessa di pagarci. D'accordo, mi occuperò del vostro problema. Un uomo della daga ci ha chiesto di aiutarlo a diffondere la loro... visione. La daga non ci interessa, ma le dracme ci facevano comodo. Voleva che noi e i bambini diffondessimo il messaggio della daga a teatro e per strada. Vi sta solo usando. Sfrutta i vostri bambini per ottenere consensi. E ora vuole farlo gratis. Ha smesso di pagarci e ha minacciato di fare del male ai nostri bambini se non continuiamo. Lo ucciderei io stesso, ma Idia... Non possiamo porre fine a una vita, Pressileo. Noi non siamo così. Vive nella grossa casa al centro della città. Uccidilo e ti ricompenseremo in dracme. Senti quello che dici. Parla con l'uomo e intimidiscilo se devi. Ma noi non siamo selvaggi. Non voglio dare un esempio del genere ai bambini. Mi occuperò dell'uomo. Vedete solo di pagarmi. Se ti serve altro o non ricordi dove cercare l'uomo della daga, torna da noi. Qualcuno lo farà al posto suo. È lui, l'uomo della daga che minaccia la coppia del teatro. Ecco la grossa casa di cui parlavano. Non saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. È la mia famiglia. Proprio così. È la mia famiglia. Via! Via! Ora copre! Stai indietro e non ti succederà nulla. Qualcosa in più.
combattere contro la daga che atrante. No! Mistios, ho allontanato i bambini. Non lasciare che questo bastardo della daga li... Sì! Troveremo fino all'ultimo dei tuoi preziosi bambini. Ci frutteranno un po' di dracme. Possiamo parlarne. Non sei nella posizione di parlare. Quando li avrò tagliuzzati per bene, saranno liberi. Toccali e non toccherai più nient'altro. La daga non apprezza la tua intromissione nei suoi affari. Allora, toglietevi dalla mia strada. Mi piace dare un po' di spettacolo. Rendiamo le cose interessanti. Tu, Mistios, sembri avere talento per le messe in scena. E dopo tutto siamo in teatro. Scegli tu come andrà a finire questo spettacolo. Vieni al punto. Oggi qualcuno morirà qui. Facile, sarai tu. Provaci, e questi due moriranno prima ancora che tu mi raggiunga. Non fare mosse avventate, Mistios. Ma come dicevo, qualcuno deve morire. Ma solo uno! È sempre divertente quando in una coppia uno dei due vede l'altro soffrire. Quindi, Mistios Ficcanaso, dici chi deve vivere. Salva Idia, Mistios. Cosa? No! Salva Presilio, Mistios. I bambini non ce la faranno senza no, di lui. No, salva Idia, per favore. Salverai bene. Bene, tempo scaduto. Scegli il finale del nostro spettacolo, Mistios. Li salverò entrambi, ma tu morirai, feccia della daga. Ah, risposta sbagliata. Shiro, Mistios, vai a Shiro. Dillo ad Agapio! È da lì che controllano Eubea! Fermali! Piccola! Avanti! Auguri se pezzi di battere! Passa! Decidi ad arrendere. Non lascerò che le vostre ultime parole siano male. Agapio saprà di Shiro e io vi vendicherò entrambi. Devo ancora incontrare tutti i contatti di Agapio.